0-15. Questi saranno giochi in cui Giraldo darà davvero tutto. Punto che ha fatto Giraldo, già è stato un miracolo per Nadal salvarsi su una risposta pazzesca del tennista colombiano, che però ha trovato comunque le energie anche per andare a segno con il dritto. Guardate qua che cross che trova e che recupero che fa Nadal, poi lo scambio prosegue e alla fine riesce comunque Giraldo a trovare il modo di colpire col dritto. 0-30. Davvero lodevole il modo in cui Giraldo sta provando a reagire. Questo è l'ace di Nadal, il quinto. Però appena il primo nell'intero secondo set. Lunga la prima di Nadal. Esce corta la risposta a Giraldo, che infatti poi deve faticare per andare a recuperare il dritto di Nadal. 30 pari. Spagnolo due punti dal match. 1 ora e 57 minuti. Ancora risposta centrale, è anche abbastanza corta da parte di Giraldo. Punto. Come sta giocando Giraldo in questo game, a tutto braccio, ma soprattutto ha trovato un paio di accelerazioni di rovescio incredibili che soltanto Nadal o Djokovic quest'anno possono riuscire a leggere e a recuperare. Un paio di colpi straordinari, il punto se lo merita, anche perché poi in tutto questo riesce anche a sfondare nel frattempo sul dritto. E palla break
davvero il Giraldo di oggi non vale né la 53esima posizione neanche la 44esima che è il suo best ranking. Un giocatore da primi 10, quello che stiamo vedendo oggi, sta giocando un match pazzesco. Due ore di gioco adesso. Ancora un gran dritto. Ma stavolta viene passato. Ed ecco la tipica esultanza di Nadal dei vecchi tempi. Sta sentendo anche lui la partita, perché chiaramente non ci si può non galvanizzare di fronte a un avversario che gioca così bene. Anche qui ha dato una randellata col dritto Giraldo. Chiunque al posto di Nadal non sarebbe riuscito a difendersi. Nadal non solo ci è riuscito, ma poi è riuscito anche a passare. Sfumata la palla break, 40 pari. Gran prima di Nadal, match point. La palla ha toccato il nastro, ripete la prima Nadal. Sta mettendo a dura prova la resistenza della raccatta palle Nadal, perché si è fatto cambiare palle 5 o 6 volte. Ha voluto giocare con la palla di prima, evidentemente. Scappa il dritto a Giraldo e dopo 2 ore e 2 minuti di gioco Rafael Nadal si qualifica per le semifinali del torneo ATP 500 di Tokyo, dove troverà domani Marty Fish per una gran bella semifinale. Ma prima ancora va considerato la straordinaria prova di oggi di Santiago Giraldo, che ha perso sì 7-6-6-3, ma meritava sicuramente qualcosa di più. Nadal ha giocato soprattutto in difensiva, però comunque alla fine ha meritato la vittoria, perché è stato un ottimo test per lui contro un avversario davvero molto molto buono oggi, davvero da rendimento eccezionale. Dunque Rafael Nadal batte Santiago Giraldo con il punteggio finale di 7-6, 6-3. Subito linea a Pechino, poi si tornerà dopo anche con Tokyo. Arrivederci.